affetto e grande gioia la comunità civile di Fusano si unisce a quella religiosa nel porgerle il saluto più cordiale e di benvenuto del nostro paese, un saluto accompagnato dagli auguri più sinceri per un cammino che questo pomeriggio inizia in mezzo a noi, ricco di soddisfazioni, di risultati importanti per lei e insieme per l'intera comunità fusanese. Un grazie anche al nostro Vescovo Cesare Nosiglia e al suo vicario Don Claudio Baima, che nonostante le poche disponibilità di parroci hanno assunto due sapienti decisioni, la nomina di Don Gianluca e il giorno del suo ingresso nella nostra comunità, che coincide con il giorno più significativo per noi busanesi, ovvero durante la festa patronale della Natività di Maria Santissima. Oggi è presente molta gente, autorità religiose, colleghi parroci, diacono, i sindaci del territorio, in particolare l'amico Antonio, sindaco di Tertullio, comunità con cui condivideremo Don Gianluca, il comandante della caserma dei Carabinieri di Rivara, le associazioni sportive e ricreative, la banda musicale di Baccania. Siamo tutti qui per impreziosire l'accoglienza a Don Gianluca. La comunità religiosa, ed oggi ne ha la conferma, rimane il punto di riferimento più autorevole e alto per la nostra gente. Sono anche queste le ragioni per le quali, pur nella diversità e nella distinzione dei compiti e dei ruoli, la comunità civile guarda con grande rispetto e particolare gratitudine a questa realtà, consapevole che la costruzione del bene comune e una convivenza più umana e sociale passano e si misurano sempre di più nella riscoperta della fedeltà, quelle radici e quei valori autentici che non tramontano e nei quali continuiamo a riconoscerci la stragrande maggioranza dei busanesi. Pertanto, da queste considerazioni sono certo che, caro Don Gianluca, che potranno essere rafforzate e arricchite tutte le forme di collaborazione già in atto ed in particolare le opere e le attività parrocchiali maggiormente significative. L'attende, caro Don Gianluca, un compito splendido e al tempo stesso particolarmente impegnativo per le responsabilità che derivano dall'esigenza di saper ascoltare e parlare con tutti, dai piccoli agli anziani, dai giovani agli adulti, dalle famiglie agli ammalati, alle persone sole, a quanti già vivono con convinzione l'impegno cristiano e a quanti invece fanno fatica a credere, sono alla ricerca e attendono una mano, un sorriso, un sostegno per riscoprire il senso della loro vita. Un cammino impegnativo che per la circostanza, certo, non trascurabile, che la vede assumere oggi la molteplice responsabilità di parroco di Fusano e di Tertullio e del santuario di Belmonte. Siamo consapevoli che il piccolo incarico renda ancora più difficoltoso il compito al quale è stato chiamato e per questo vogliamo dirle che faremo tutto il possibile perché questa impresa non si senta mai solo, coscienti che le nostre comunità hanno sempre saputo esprimere una buona disponibilità. In questa direzione esprimo l'auspicio che proprio queste due comunità, Fusanese e Pertusese, nel loro complesso sappiano offrirle da subito il sostegno e la collaborazione più ampia e piena. È mia convinzione che prima di pretendere una probabile perfezione negli altri dovremmo porci tutti insieme nell'ottica di chiedere qualcosa in più a noi stessi per rialimentare la nostra qualità umana nel riconoscimento di quel principio basilare, persino banale, che le sono, che le cose si possono cambiare solo se prima di questo sforzo lo facciamo per cambiare noi stessi. Ed è questa la ragione per la quale le parole di saluto e di benvenuto che questo pomeriggio in tanti
possiamo pronunciarle e rivolgerle per non pronunciare parole vuote e disimportanti, devono contenere quantomeno questo impegno: una umile, leale e sincera disponibilità a collaborare con lei per costruire insieme una comunità migliore. Con questo spirito e con questa speranza nel cuore, le rinnovo, caro Don Gianluca, l'augurio più caloroso e cordiale di una lunga e feconda permanenza nella nostra comunità. Grazie e benvenuto.